zietto, che cosa aumentiamo oggi? Ancora l'energia spirituale o l'energia fisica? Questo non è il gladio che abbiamo trovato. A parte che c'è anche la scopa, veramente. Non è il gladio che abbiamo trovato la volta scorsa? Dai, su, zio. Allora, dammi un secondo. Ecco qua. Venite qua, stronzi. Io ho un amuleto dalla mia parte. Ecco fatto. E sono velocissimo. Dai, zio. Ecco qua. Perfetto. Fermo lì. Quanti ne manca? Andata. Hai imparato la lezione? Hai voglia? Vai sottovalutare una sfida. Bene, ho qui pronta la tua ricompensa. Hai, zio. La tua energia massima è aumentata. Grazie, zio. Speravo più il C, però vabbè. Non si può avere tutto dallo zio, a quanto pare. Aiuto, c'è chi ci hanno armato. Qualcuno lo fermi. Dunque, prima andiamo a North Beach. Andiamo come al solito alla casa d'aste. Che cosa c'è in asta oggi? Mettiamo all'asta oggi un fantastico braccialetto, d'oro. Questo oggetto proviene dal cuore del Perù. Se siete pronti, darò inizio alle offerte. D'accordo. Signora, stia buona, non rompa le palle. Maledetta. Ancora, eh? Cioè, la signora lo vuole a tutti i costi quel braccialetto. Maledetta vecchia. Maledetta vecchia, tu e la tua pensione. Vai a giocare al bingo. No, non si scherza, ovviamente. Valla a giocare al bingo, vecchia. Ok, aspettiamo gli ultimi istanti. Subito dopo la vecchia. Dai, ancora un pochino. Ancora un po'. La vecchia lo vuole a tutti i costi, sto maledettissimo bracciale. Ok, ora è mio. Stai ferma, vecchia. T'azzardare. Mio. Stronza di una vecchia. Aggiudicato a Jack. Ti piacerebbe, eh? Lo volevi questo bracciale, vecchia, eh? Lo volevi. Dov'è la vecchia che adesso la meno? Madonna mia, eccola. Fermati lì. Ti tiro un calcio addosso, cretina. Voleva rubare pure il mio bracciale. Ma pensa a te, sti anziani. E ok, ora possiamo andare al Golden Gate. Quindi ci manca l'ultimo talismano ora. Ah, no, proprio così? No, l'accademia è chiusa oggi. E siamo già vestiti da ninja noi. Pronto? Jackie, sono il capitano Black. Abbiamo appena ricevuto informazioni circa il possibile furto del talismano all'Accademia delle Scienze. Ovvio. Sono proprio qui all'Accademia, ma è chiusa oggi. Il che è una condizione ideale per il furto. Meglio che certo. Tu entri subito, Jackie. Non posso certo buttare giù la porta principale. Sali sul tetto e vedi se c'è modo di passare di lì. Una volta sì, certo. Dovrai trovare una. D'altronde siamo dei ninja, puoi fare tutto noi, no? Dovrebbe essere una sulla scrivania del guardiano, nell'atrio del museo. E lui intanto dovresti riuscire a entrare nella maggior parte delle sale, ma devi trovare il modo di evitare le telecamere e gli allarmi al laser. Sono sicuro che escogiterai qualcosa. Buona fortuna, Jackie. Perché farmi aiutare da un'agenzia governativa quando possiamo fare le cose da soli? Perché lei non potrebbe, che ne so, entrare nel sistema, fare mille cose e invece devo fare tutto io? No, ha ragione il capitano. Ah, ma vedi che avevo ragione allora. Scusami, sei scemo tu, Jackie. A quanto pare anche la mano nera ha scelto questa strada. Ma va. Deve essere già dentro il museo. Sento rumori d'acqua. Sì, e infatti c'è una specie di vulcano acquatico. Ok, dobbiamo evitare le telecamere. Dove sono le suddette telecamere? Allora, qua ci sono i fossili, però ovviamente è chiuso. Qua invece, boh, c'è una porta blu. Ma la guardia sta dormendo. Ma per favore. Scusami. Ehi, che ci fai qui? L'accademia è chiusa. Oh beh, io volevo evitare la ressa. Forza figliolo, vai fuori dalle palle. Scusami. Dove era l'allarme e come ha fatto a sgamarmi? Che stava dormendo. Iniziamo ad andare da questa parte noi. Dove ci sono i serpenti e i pesci. Devo stare attento ad evitare quella telecamera. Ok, proprio il puntino laser iper pericoloso, eh. Ecco fatto. E tu come fai a essere ancora qua? Ma porca miseria. Scusami, ma sto passaggio così stretto e basso, scusa. Va bene. Ok, dobbiamo evitare questi laser, giusto? E come dobbiamo fare, di grazia? Posso entrare qua dentro? No. Ah, ma c'era la chiave. Ah. Ecco fatto.
Che poi sta chiave, Dio mio. Ma fammi una carta magnetica, voglio dire. Cos'è sta chiave? Ecco qua, vediamo se posso entrare. Perfetto. Dove siamo? Nella stanza di computer, eh? C'è una fotocopiatrice. E c'è un grande grosso pulsante. Proviamo a premerlo. Oh, ma guarda, si è sbloccato tutto. Ed eccolo lì, l'altare dove c'era il talismano. Ah, appunto, dove c'era il talismano. Fammi indovinare, ora che si è aperto il passaggio. Eccolo, lo sapevo. Nemici. Quando mai, eh? Ecco fatto, che bello. E uccidere tutti con un colpo. Ecco qua, fatto. Grazie. Ferma. Chi è? Esatto. Ma non era recluta anche le donne. Duh. Di quale mano parli? Io non lavoro per nessuno. Sessista Jackie allora Chan. Perché stai rubando il talismano? Questo non ti riguarda. Dammelo, per favore. D'accordo. L'hai voluto tu, eh? Te lo ripeto, dammi il talismano o finirà molto male, donna. Ne vuoi ancora? Vogliamo continuare? Vogliamo fare a botte fino a notte? Ecco fatto. Ecco, prendi il talismano se ci tieni tanto. Grazie. Grazie, un accidente. Come hai detto che ti chiami? Non l'ho detto. Comunque mi chiamo Viper. Per questo sei così interessata al talismano vipera, o sbaglio? E tu saresti? Jackie Chan. Chissà, magari la prossima volta ci incontreremo in circostanze più propizie. Ci si vede, Jack. È molto probabile. Devo trovare il flauto, però. Il talismano della vipera. Quando è attivo, vipera rende completamente invisibile colui che lo utilizza. Ah. Forse è qui che troveremo il nostro flauto magico, eh? Perfetto, così... Allora, fosse un gioco recente ora... Avremmo ottenuto un trofeo. Bravo, hai trovato tutti quanti i talismani. Allora, mi aspettavo dei nemici, esatto. Fermo lì tu. Ecco fatto, facile come al solito. Peccato che sto gioco non abbia combo aeree. Sarebbe stato molto bello. Ok, giusto per sicurezza. Mettiamoci già il talismano attivo. Dov'è il capitano? Eccolo lì, che bello che dorme. E ora siamo invisibili. E ci hanno cambiato i vestiti mentre siamo invisibili, tra l'altro, vorrei aggiungerlo. Ma dici che... No, esatto, guarda, ho voluto tentarla proprio per sfizio. Cesta? Con dentro una carta, magari? Stranamente no, però magari dentro... Una di queste carte. Di queste casse, una carta la trovo comunque. Che dici, Jackie? La troviamo una carta oggi? Eccola qua. Abbiamo trovato quello della scimmia. Carte un pochino. Un pochino brutte stiamo trovando. Anche poi, ovviamente, il minigioco delle carte. Sicuramente, se fosse un gioco recente, avremmo. Dicevo. Avremmo anche. I trofei, ma ovviamente non è questo il caso. Anche se in realtà, scherza scherza, ma il PCSX ha l'opzione... Come faccio a passare? Ecco fatto. Dei trofei. Cioè tu puoi impostare dei trofei. Ok, quello del topo. Anche se non ho idea di come funzioni. Il topo faceva ritornare in vita le cose. Non so voi... Ma far ritornare magari in vita un dinosauro dentro un museo? Non lo so, Jackie, mi sembra un'idea un po' pericolosa. Vedi tu, Jackie, porca troia. Ah, così funziona? È la pianta che lo fa ritornare in vita? Carino l'effetto, però, Porca troia. Danni a una struttura statale. Un importantissimo reperto archeologico distrutto. Voglio dire, che sarà mai? Che c'è qui? Il flauto. Oh.
Cos'è sta roba? Ah, roba tipo... Ok, ho capito. Questo deve essere il flauto di cui parlava lo zio. E sono sicuro che all'Accademia non dispiacerà se lo prendo in prestito. Certo, come no? Tanto voglio dire... Aggiungiamo, oltre al vandalismo, anche un furto. Perché no, tanto, Jackie? Voglio dire, i capi di imputazione pochi sono oggi. Ecco fatto. Molto bello comunque come gioco. Cioè, ha veramente un sistema di combo che neanche certi giochi di oggi ce ne hanno. E quindi, che si fa ora? Si esce? Io mi rendo invisibile, si sa mai. Possiamo uscire ora, mi sa. Nel senso, non penso possiamo fare altro. Ehi là, come va? Questo tuo vizio di presentarti sempre al momento meno opportuno comincia a seccarmi. Anche se arrivi sempre troppo tardi. Ne sei sicuro? Dai, Valmon. Meglio presto che tardi, Chan. Chansu si sbarazzerà di te una volta per tutte. Certo. Chansu, il demone del fulmine. Vedrai. Non è vero che il fulmine non colpisce mai due volte. Ne sei sicuro? Attiva la scatola di Panku. Maledetto Frankenstein. Il demone del fulmine, Bello, è lui, grande. Salve, Chansu. Perché ci hai messo tanto? Jackie Chan si è messo in mezzo come al solito. Farò in modo che non interferisca mai più. Mi dimostrerò che il fulmine può colpire due volte. Sì, questa l'ho già sentita. Scendo. Quella è la mia battuta migliore. Come osi farmela? Tu pensa a non distrarti piuttosto. Quel Chan è più sfuggente di un'anguilla. Annientalo se non vuoi essere rispedito negli inferi con una maledizione. Non... Chan non ha nessuna possibilità contro i miei poteri. Aha, certo. Abbiamo tutti i 12 i talismani, vorrei dirtelo, Fammi indovinare. Questi sassi, per caso. Madonna mia. Ma ha tirato giù il... Ok, non ho... Lui mi vede? Mi sa di no, Ok, no, non è questo che dobbiamo fare. Ok, se siamo invisibili ci colpisce lo stesso. Non ho ben chiaro cosa io debba fare. Oh! Non so cosa l'abbia colpito, nel senso... Non so come si sia indebolito. Oh, quello del drago. Non sono sicuro sia la cosa giusta da fare. Però funziona, quindi. E Avengers, assemble! Si sta aprendo. Svelto, Toru, fai schioccare le nacchere. Ah, cicchi cicchi ciao. Oh, bye, wind beaming zao. Oh, mo bye, wind beaming zao. Aspetta! No! Allora... Olè! Va bene, Toru! Diventi ogni giorno più bravo! Lo zietto deve essere un ottimo insegnante! Beh, certo! E modesto per giunta! Grazie, sensei! Spero di renderti fiero di me un giorno! Dobbiamo tornare subito a casa! C'è ancora tanto lavoro da fare! La mano nera è ancora in giro! Ah, certo, come no!